come si può visitare New York in soli 5 giorni? Ora ve lo spiego. Ho diviso New York in 3 parti e dopo essere stato 5 volte, di cui l'ultima un mese, ho cercato di creare un itinerario perfetto per potervi permettere di pianificare al meglio la visita a New York senza perdervi nulla. Qual è il mezzo di trasporto principale da utilizzare? E i musei? Il migliore punto panoramico di New York? Ce ne sono tantissimi. Bella raga, buongiorno a tutti quanti, sono Mattia Corradini, filmmaker, storyteller. Ah no, c'ho la sigla adesso. Sono Mattia, ma potete chiamarmi Tia, un filmmaker, storyteller, sognatore che si annoia spesso ma con una montagna di idee. Amo imparare, conoscere e cacciare tutto ciò che può emozionarmi nel tempo libero e in questo canale cercherò di mettere in pratica ogni mia idea completandola una ad una con tutti voi. Benvenuti! In questo video parlerò di una cosa che amiamo un po' tutti quanti. Parleremo di viaggi, ma non un viaggio qualunque, un viaggio in una destinazione magica. Una destinazione sognata e amata da tutti gli italiani, ma anche da tutto il mondo. Ebbene sì, stiamo proprio parlando di New York City. No, fermi, ma non è il video classico con tutta la musicalità, le cose belle di New York. No, fermi, qua si va subito nel concreto, perché scopriremo in 5 giorni cosa fare a New York. Quindi partiamo subito. New York è magica, New York è bella, New York è veramente molto grande. In 5 giorni, ahimè, è difficile, ma con una giusta pianificazione, una giusta coordinazione riusciremo a creare un tour perfetto grazie alla mia esperienza. Perché sì, non sono andato una volta, non sono andato due, ma sono andato ben 5 volte. E tra l'altro sono appena tornato da una super esperienza di un mese a New York. Appena tornato, quindi se vi siete persi i miei episodi, troverete una playlist dedicata a New York da vivere. Racconto storie, faccio un po' di mia presentazione personale e da lì farò nel dettaglio di tutti i tour che si possono fare. Ma qui andiamo nel concreto a spiegarvi come organizzarvi al meglio il vostro itinerario perfetto in 5 giorni a New York. Procediamo subito. Allora, parliamo a livello temporale della storia. Arriviamo a New York, che sia mattina o pomeriggio. Tempo di andare a posare i bagagli. Esco immediatamente perché sono super curioso di vedere questa magica città. Mi fiondo a Times Square, prendo un hot dog, dove palesemente sono consapevole che mi fregheranno perché pagherò almeno $10 un hot dog. Classicone da fare, ma ci sta. Ma adesso andiamo a scalare e a presentarvi New York, come si può dividere, o meglio, vi faccio scoprire il mio trucchetto per organizzare al meglio questo tour. Ma prima tiriamo fuori il mio telefono che punta in questa favolosa cartina. Tra l'altro vi faccio anche vedere quanto ci tengo a tutti voi che volete andare a New York. Avevo comprato proprio a New York questa stronzatina, stronzatina, perché l'ho pagata $30 per insegnarvi al meglio come organizzare il tour. Pensavo fosse gigantesca, invece no, fa schifo, dei bambini. Ma questi sono dettagli. Prima di iniziare, come funziona New York? New York è formata da diversi distretti, ma noi andremo a focalizzarci proprio su Manhattan, che sarebbe la nostra New York City. Guardate, c'erano anche gli adesivi comunque. New York si divide in 3 fasce: Uptown, che è la zona alta, Midtown, che è la zona centrale, e Downtown, che è la zona bassa. E fin qua, anche per uno come me che non capisce l'inglese, è abbastanza chiaro. Come ci si trasferisce da una zona all'altra in estrema facilità? Allora, di facile non c'è niente a New York, però vi vado a elencare tutti i mezzi di trasporto più famosi a New York. Parliamo della subway, della metro, che vi consiglio se solo avete 5 giorni a disposizione, perché è comunque la situazione più comoda per spostarsi in modo rapido e anche economico. Metro, subway, seconda, bicicletta. Se avete qualche giorno, ma anche nei 5 giorni, ve la consiglio. State molto attenti perché è un po' complicato. Potrete sfruttare 2 applicazioni, Lyft, che vi consiglio da turista, ma anche Bike, City Bike, che è un'applicazione un po' più per gli newyorkesi, l'ho scoperto dopo, però io l'ho utilizzata comunque. Insomma, queste 2 applicazioni vi permetteranno di registrare il metodo di pagamento, fare il QR code e ritirare la vostra bicicletta. Tra l'altro anche elettrica, quindi molto comoda. Terzo mezzo di trasporto, la funivia. Bene sì, c'è una funivia che vi porterà a Roosevelt Island. Scusate la pronuncia,
sono top in inglese, anzi meno del top. È una funivia rossa, molto carina, molto panoramica, molto bella, da utilizzare se avete qualche giorno in più. Nel tour difatti non è consigliata. Quarto mezzo, il ferry, ragazzi, il ferry, il nostro traghetto, è un mezzo fantastico. Spendete i soldi che dovete spendere, perché che lo facciate in un modo o nell'altro per raggiungere un posto o l'altro è fantastico. Ultimo mezzo, treno. Se volete spostarvi da Manhattan, volete andare magari nel New Jersey, che ci sono un po' di cose da fare, ma in 5 giorni non avrete tempo, quindi non fatelo, c'è anche il treno. Ma bando alle ciance, giorno 1 andiamo a vedere cosa fare. Allora, io direi subito di iniziare con il parco più famoso di New York, ovvero Central Park. Come potete vedere in cartina, Central Park è molto grosso. Se avete poco tempo, vi fate tutto questo Central Park fino a metà, lo tagliamo, diciamo, fino a che arrivate a questo laghetto molto grosso. Diciamo che possiamo dividere questa bella gita, perché comunque è molto grosso, molto grande Central Park. Ma parlando di Central Park, vi dico velocemente che attività potete fare: passeggiate, carrozza e bicicletta. Attenzione, se siete come me super, super dinamici, volete visitare al meglio e velocemente Central Park, attenzione, in bicicletta è molto bello, ve lo consiglio, potete noleggiare anche le bike, i monopattini elettrici nelle zone di vicino, ma quello che potete fare in bici non potete farlo a piedi, quello che potete fare a piedi non potete farlo in bici. Quindi pensateci molto 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 bene se volete fare una cosa o l'altra. Io vi consiglio entrambi, ma se siete un po' stretti col tempo, via la bici, fatevi una bella passeggiata, perché ci sono un sacco di cose, c'è anche uno zoo a Central Park e tra l'altro c'è anche la statua di Balto. Comunque ci sono un sacco di cose, sembrava di entrare in un film, ma questo non è il video dedicato, lascio qui la visita ai parchi in descrizione, perché ho dedicato un video dedicato a tutte le attività da fare nei parchi di New York. Quindi siamo a Central Park, abbiamo fatto una bella passeggiata, è molto grosso ed è giusto dedicargli il proprio tempo, e ci troviamo nella zona più famosa di New York, tra l'ottava, la sesta, la settima, la quinta, potevo fare 5, 6, 7, 8, nona, insomma siamo nelle vie più famose di New York. Finito Central Park, io direi di andare a Columbus Circle. Molto carina per fare dei belli scatti, molto bella. Tra l'altro, se Columbus Circle c'è un piccolo centro commerciale, e se scendete c'è il classico tipico negozio americano, negozio, supermercato americano, molto buono per mangiare e molto buono per comprare determinate cose. È molto bello, stile S lunga moltiplicato per 20, quindi ci sta. Columbus Circus, io direi che da Columbus ci spostiamo un po' più in basso, nella zona di Midtown, perché mi dirigerei direttamente a Rockefeller Center, famosissima per il Top of the Rock. Su interno potrete trovare un sacco di negozi dedicati al food, ma anche per fare un po' di shopping. Molto carino, molto antico, quindi vi consiglio di farvi un giretto. Ma nella zona di Rockefeller Center c'è anche la famosissima pista di pattinaggio di Mamma Perso l'Aereo. Tra l'altro nel periodo natalizio è una super figata, perché c'è il classico albero di Natale visto in ogni film, che è veramente scenografico. Ma anche se non siete a Natale, è veramente molto bella la zona di Rockefeller Center. Tra l'altro in questa zona troverete anche dei negozi speciali, diciamo, da visitare. Uno tra questi è Schwarz, uno dei negozi di giocattoli più antichi di New York. Ma direte adesso, che mi frega dei giocattoli? No ragazzi, non è un toys qualunque, è una cosa americana molto antica con una storia dietro. Tra l'altro troverete dei commessi che vi fanno provare dei giocattoli, vi lancio le cose, droni che girano, molto carino, fatevi un giro. Nintendo, se siete dei fans dei game. E nella zona di Rockefeller Center ci spostiamo nella Quinta Avenue, super passeggiatona da fare sia il pomeriggio sia la sera, scegliete voi quando farlo, fate entrambi, dove troverete le marche più famose del tutto il mondo: Victoria's Secret, Gucci, Prada, di tutto e di più, Nike, tantissimi negozi molto molto alti di livello, quindi non pensate di farli affari per niente. Troveremo anche, andiamo sulla cartina. Allora, siamo qua sulla Quinta Avenue, abbiamo fatto Rockefeller Center, che questa è la zona, ok? Saliamo su nella Cattedrale di St. Patrick, veramente molto bella. Tra l'altro St. Patrick nella zona, nel periodo natalizio, c'è un super palazzo luminoso bellissimo. Quindi, mi raccomando, alla sera qua, molto bello. Percorriamo tutta la Quinta Avenue e, come vi dicevo, ci sono tutti i negozi.
Torniamo a Times Square, l'abbiamo già vista prima, sì, è anche giusto e opportuno. Cosa buona e giusta vedere in Times Square? Sia al pomeriggio, sia la sera, e a Times Square troveremo diversi negozi molto famosi, come in la cioccolateria, no, la cioccolateria, il negozio di cioccolato più famoso in America, M&M's, Disney, insomma, tanti negozi a Times Square, dedicateci tanto tempo. Ma insomma, io direi che come primo giorno siamo andati a Central Park, abbiamo fatto la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona. Fate un bel giretto in quella zona tenendovi proprio Times Square come punto di riferimento e concludiamo la sera a Bryant Park, un altro parco molto famoso a New York che si trova esattamente, sono andato un po', ok, si trova esattamente qua, quindi magari noi ci stiamo facendo, abbiamo fatto Rockefeller Center, abbiamo fatto un po' di vie, scendiamo tutto dalla Quinta Avenue e sbuchiamo a Bryant Park, o tra l'altro potete anche scendere giù da Times Square che è molto carina la strada. Allora, Bryant Park è un parco molto famoso, come tanto quanto Central Park, specialmente nel periodo natalizio. Anche qui troverete una pista di pattinaggio molto carina, direi. Tra l'altro non l'ho anche detto, la Central Park c'è anche un'altra pista di pattinaggio. Vedete che vi faccio riassunto. Central Park, pista di pattinaggio fantastica. Rockefeller Center, pista di pattinaggio super social, ma non troppo bella. Bryant Park è una via di mezzo tra il grande, tra la, una media pista di pattinaggio, quindi se siete nel periodo natalizio o invernale fatevi un bel giretto perché è molto bello, e Bryant Park è ricco di piccoli negozietti, anzi bancarelle di ogni genere, e preparatevi a mangiare il mondo di ogni cultura, di ogni genere, ma molto buono. Prezzi diciamo contenuti, eh. Giorno 2, voi direte dalla cartina, beh siamo a Midtown, andiamo giù, invece no, assolutamente no, perché io vi porto giù in nella zona di Downtown, ovvero Final District. Perché? Perché ve lo spiego fra pochissimo. Arriveremo in una zona molto molto famosa a New York. Tra l'altro, se siete fortunati, arriverete con la metro, se non sbaglio dovrebbe essere la gialla, se non sbaglio, sì. Arriverete proprio all'interno, arriverete proprio dentro un centro commerciale. Un centro commerciale molto carino da visitare, ma con una forma un po' insolita. Il nome è Oculus. Fantastico, un'architettura veramente wow, quindi da fare assolutamente. Molto bello da visitare all'interno ma anche al suo esterno, perché sia nel pomeriggio sia nella sera c'è un gioco di colori, un gioco di queste colonne che, insomma, fatelo perché è bellissimo. Arriviamo a World Trade Center, la zona dedicata al memoria delle Torri Gemelle, con tanto di museo. Io purtroppo il museo non l'ho mai visto, non me l'hanno consigliato, però se siete, se ci tenete fatelo perché è una zona molto 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 carina. Allora, siamo in questa zona, prendiamo la cartina. Io direi che da qui noi scendiamo tutto giù e attenzione, non potete perdervi perché dovete puntare direttamente alla Statua della Libertà. Quindi noi, dopo aver visitato tutto questo, scendiamo giù verso la Statua della Libertà. Ma attenzione, attenzione, perché qui, esattamente in questa zona, troveremo il famoso Toro di Wall Street, dove andremo gentilmente a toccare gli zebedei, perché dicono che porta soldi e fortuna. Quindi c'è da guadagnare un po' di soldi, perché non farlo? Zebedei del Toro, e dopo il Toro andiamo giù nella zona della Statua della Libertà. Allora, lì troverete un traghetto che vi porterà nella Statua della Libertà, troverete un sacco di coda, insomma, non fatelo, avete solo 5 giorni da fare, fate il bello scatto dalla Statua della Libertà e non andate lì, a meno che non vi volete tornare come Jolly l'ultimo giorno, ma mi raccomando, perdete un sacco di tempo. Si sale tutto da qua per arrivare al nostro tic, Ponte di Brooklyn. Allora, voi vi tenete il mare alla vostra destra, perché ho scoperto da poco, tra l'altro, che non è il fiume Hudson, ma il fiume Hudson è di là. Vabbè, dettagli, ho fatto un miliardo di vlog per... vabbè, lasciamo stare. Vi tenete sulla destra il mare, vi fate tutta l'intera passeggiata, dove troverete un sacco di pier, ovvero dei moli, una cosa del genere, dove troverete un sacco di posti per fare degli scatti fotonici, guarderete Brooklyn da quel lato, molto 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 carino. Troverete, se non sbaglio, anche un galeone, ma lì ci sarà proprio la mia zona preferita per fare le foto con vista a Ponte di Brooklyn. È fantastico e anche gratuito, quindi fatelo. Ma attenzione!
Io adesso vorrei portarvi a Brooklyn. Se siete dei camminatori o meno, non me ne frega, perché dovete passare dal ponte di Brooklyn passeggiando. Quindi noi andiamo, proseguiamo, siamo arrivati al ponte di Brooklyn e ci facciamo tutto il ponte di Brooklyn per arrivare nella zona di Brooklyn, o comunque Dumbo, ma non è Dumbo che parleremo, perché sotto il ponte di Brooklyn, capirete quanto è bello, è molto turistico, arrivate in una zona, in un porticciolo, dove ci sono un sacco di attività da fare, attività legate al cibo ovviamente, ma quello che vi consiglio, se siete italiani e volete mangiarvi una pizza molto famosa, Grimaldi's Pizza, preparatevi a fare 7 mesi di coda. Ma attenzione, pronti alla bomba? Io da qui vi faccio andare proprio sotto al ponte di Brooklyn, quindi avremo alla nostra destra il ponte di Brooklyn. E attenzione, perché da esattamente qua prenderemo, vi farò prendere il ferry, e il ferry vi potrà portare su, giù, in base alla vostra destinazione, perché il giorno 2 io vi lascio liberi di proseguirlo, e sarete anche stanchi perché sembra dalla cartina molto facile, ma in realtà non lo è. Proseguirete tutto su, giù, destra, sinistra, e insomma vi farete al tramonto un bel ferry. Costa, se non sbaglio, $4, una cosa così. Ma merita, ragazzi, fatelo assolutamente, anche per farvi un pezzettino, perché è fantastico. Non vi ho detto dove mangiare al pomeriggio, a pranzo! Allora, Pisillo, panini Italian, panini Pisillo. Ragazzi, vi porto un panino, sì, un panino grosso così. Solo all'entrata sentirete un profumo d'Italia. Ho dedicato un video, mi raccomando, la storia di Pisillo, la storia di un imprenditore che ha aperto un'attività a New York. Giorno 3. Facciamo una premessa però. New York è in continua espansione. Ogni anno la città di New York crea nuove attrazioni, nuove attività, nuove esperienze da vivere in questa città. E quindi vedere un video realizzato nel 2022-23 rispetto a un video realizzato nel 2000 cambia completamente. E parliamo dell'argomento degli osservatori, delle zone panoramiche. L'Empire State Building è una delle più famose, come il Top of the Rock, ma ad oggi, nel 2022-23, mi sento di dire che osservatori più famosi e assolutamente da visitare sono due: il Summit One e il The Age, una terrazza panoramica. Entrambi sono molto belli, ad oggi non so consigliarvi in 5 giorni quale delle due fare. Io personalmente sceglierei in questi 5 giorni il The Age, ma se potete a livello economico e se potete a livello di tempo, fate entrambe, perché sono sì panoramiche, sì vedete New York dall'altro, una da un lato, una dall'altro, che poco cambia diciamo, ma sono completamente diverse. Ora vi spiego, il Summit, che vi metto magari delle immagini di copertura, è un'attrazione panoramica, ma allo stesso tempo ha diversi punti come il gioco di specchi, ha la possibilità di fare un sacco di foto con delle palle in aria, insomma è super instagrammabile. Ma allo stesso tempo in The Age, cosa che io vi consiglio in questo tour, ha quel qualcosa in più, perché vi permette di girare in una terrazza e anche nell'attesa vi racconta anche la storia e l'evoluzione di tutta New York. Sono entrambe belle, scegliete voi cosa fare, ma adesso partiamo col tour e andiamo al The Age. Buongiorno, andiamo a prenderci una buona cioccolata, una limonata, un tè caldo in base alla stagione a Bryant Park, perché proprio da Bryant Park noi andremo direttamente al Grand Central, che è una stazione, una delle stazioni più famose di New York, dove l'abbiamo già vista e stra rivista in ogni film. Quindi noi da qui ci spostiamo direttamente un po' più in basso, in questa zona che c'è l'Empire State Building, cosa che è, se volete farlo, è uno dei più famosi, quindi fatelo, ma non ve lo consiglio, il Age vince comunque. Per poi arrivare a Macy's. Macy's, un centro commerciale famosissimo in tutta New York, molto famoso nel Black Friday, specialmente per fare gli affari. Trovate un sacco di vestiti, un sacco di regali, insomma, Macy's, fatevi un giretto, anche se non ve ne frega come me nulla dei negozi, perché merita, è veramente grosso, e fatevi un giretto. Centro commerciale per fare shopping. Penn Station, troveremo lì nella zona la Penn Station e il Madison Garden, dove Madison Garden è famosissimo per gli incontri di wrestling, io immagino, ma le partite di basket, insomma, io non sono riuscito a farla questa esperienza, ma fatela assolutamente perché deve essere magico.
Penn Station, la possibilità di spostarsi da New York. Continuiamo ad andare nella parte con la mappa, ve lo faccio vedere, in questa zona. E in questa zona troviamo, arriviamo qui, vediamo se si legge, sì, all'Hudson Yard, che è proprio una zona residenziale ristrutturata, nuova, molto bella, che ci sarà un'attrazione di bronzo che è sempre chiusa, non si sa perché, però molto bella da vedere all'esterno e non potete salirci, ma potete andare all'interno, e che ci sarà un bel gioco, un bello scatto da fare, molto carino. E lì troverete un altro nuovo centro commerciale molto molto bello, proprio minimo, cioè proprio curato al minimo dettaglio. E lì al terzo o quarto piano, se non sbaglio penso quarto, troverete l'ingresso del The Age. Ci troviamo in questa zona, come vedete dalla cartina, guardate qua, l'High Line. Io dopo tanti anni sono riuscito a farla, perché non so perché, sono stato 5 anni e non sono mai andato in questa zona, l'ho fatta per la prima volta. Praticamente, riassumendo, è una ferrovia abbandonata di una metro, dove è stata ristrutturata completamente, sospesa in aria, è stata completamente ristrutturata e resa una passeggiata stupenda nella natura. Sì, sembra di entrare in una foresta. Io direi di farcela tutta quanta, prendervi tutta la calma possibile, perché poi arriveremo in questa zona, Art Gallery District, ovvero ci stiamo avvicinando nella zona di Chelsea Market, un posto molto molto carino per farvi una passeggiata, shopping ben poco ma tanto cibo. Ci sarà ci saranno un sacco di ristoranti ad accogliervi se siete nell'ora di pranzo, anche la sera o merenda, insomma, andate a fare un giro perché è molto caratteristico, ha un design molto particolare. Una volta arrivati qui, in questa zona più o meno, state attenti perché andando verso il fiume Hudson ci sarà la Little Island, un'attrazione creata direttamente post-Covid, una delle prime post-Covid, veramente bellissima. Hanno ricreato un'isletta artificiale in un design accattivante, dove si può fare una passeggiata, degli scatti, veramente bellissima. E poi dovremo essere arrivati nella zona più romantica, ovvero il tramonto. Io vi dico che è uno spettacolo, la zona più bella di New York per vedere il tramonto, quindi non vedere il tramonto dalla parte di Manhattan, perché attenzione, dobbiamo andare a Brooklyn in questo caso, ma vedere il vero tramonto, quindi il sole che scompare completamente, non coperto da Manhattan, è proprio la zona di questa qua verde. È una super passeggiata, quindi anche qua si cammina, perché comunque in cartina non sembra, ma è una bella passeggiata, e dovete andare ancora verso downtown, ovvero verso la parte più a sud di New York, verso la Statua della Libertà, percorrendo tutta questa passeggiata, perché è veramente allucinante quanto è magico, quanto è bello, quanto è tenuta bene. È una zona residenziale fino ad arrivare a Battery Park. Giorno 4. Ebbene sì, in questa giornata partiremo direttamente a fare cosa? Shopping, perché ci dirigeremo nella zona di Soho, dove qui potrete trovare sempre grandi marche, bei negozi, ma avrete la possibilità di fare uno shopping più umano, ovvero con dei prezzi più abbordabili rispetto alla Quinta Avenue. Qui io ho comprato diverse paia di scarpe, qualche cuffia, insomma ci sono diversi negozi per poter farvi far shopping, ma noi andremo, vediamo se eccoci qua, allora noi andremo nella zona di Soho, ci percorreremo tutta la zona di Soho nella strada di Broadway, dove andremo a visitare tutti questi negozi e magari fare shopping. Una volta arrivati nella zona di Soho, finita questa passeggiata tra lo shopping, nelle vie dello shopping, come vedete in cartina siamo molto vicino a Little Italy e Chinatown. Premessa, Little Italy una volta era molto più grossa, una volta era molto popolata da italiani, adesso non c'è niente di italiano. È carino, ci sta farvi una passeggiata a Little Italy, non pensate di mangiare cose particolari perché veramente ormai non c'è niente dell'Italia, però fatevi una passeggiata. Io direi che da Soho ci spostiamo a Little Italy e da Little Italy andiamo a Chinatown. Chinatown invece sta mangiando completamente Little Italy e sta diventando sempre molto più grossa. Questa è tutta zona di Chinatown, siamo ancora nella zona di Manhattan Bridge e Brooklyn, quindi io direi che se vi è piaciuta un sacco la passeggiata del ponte di Brooklyn, io la rifarei passeggiando. O l'alternativa è prendere prendere il ferry, come abbiamo già visto il giorno prima, per attraversare
il nostro oceano, ma allo stesso tempo, se volete ancora passeggiare, cambiare, avere un'altra prospettiva e magari volete fare una super foto famosissima, se siete amanti della fotografia, io vi direi di andare al Manhattan Bridge. Preparatevi perché passerà continuamente la metro. Vi ucciderà il rumore perché fa su un casino della Madonna, la strada non è bella come quella di Brooklyn, ma in realtà noi percorreremo il Manhattan Bridge e proprio qui, dove c'è il mio ditone, c'è una rete un po' mangiata dove potete buttare dentro l'iPhone o un obiettivo e fare una maxi foto qua in tutta questa via trafficata di New York con sfondo Brooklyn. È veramente fighissima, io sono passato parecchie volte, è una bella camminata, però merita. Una volta arrivati al Manhattan Bridge o al Brooklyn, scegliete voi, andiamo a visitare la zona di Dumbo. Dumbo, andiamo subito a vedere l'iconica fotografia, dove si fa questa iconica fotografia del famosissimo film C'era una volta in America. Molto bello andare sotto al Manhattan Bridge, lì troverete un parco che ho scoperto quest'anno, bellissimo per potersi rilassare con sfondo Manhattan Bridge e Brooklyn. E anche questa volta, in questo quarto giorno, sì, in questa ultima giornata, abbiamo concluso, vi lascio liberi. Ed eccoci qui invece al quinto giorno. Il quinto giorno è il nostro ultimo giorno e ho deciso di lasciarvelo libero, di consigliarvi la libertà, anche se non sto decidendo niente fondamentalmente, ma in realtà girando avrete trovato, siamo umani, siamo diversi e ognuno ama di cose diverse. Quindi vi consiglio di lasciarvi l'ultimo giorno per poter fare libero, per potervi fare una passeggiata diversa, rivedere una cosa che vi è particolarmente piaciuta, ma allo stesso tempo fare un po' di shopping per i classici regalini di New York, calamite e tanto altro. Ci sono un sacco di musei da visitare, non li ho mai citati, però come ben sapete ce ne sono veramente a milioni. C'è uno zoo. C'è lo zoo di Brooklyn, ci sono tantissime attività da fare. Io quest'anno ho anche visto una mostra immersiva di un artista, sono completamente finito a casa in questa zona, vi lascio qui il link, bellissima esperienza, con $50 mi sono visto una cosa molto particolare. E insomma, voi girate, troverete un sacco di cose, anche il Museo del Sesso molto divertente, se non sapete bene l'inglese ve lo sconsiglio, perché io ci ho capito poco. Però insomma, tenetevela libera questa giornata, visitate quello che volete, ripassateci, godetevi New York come è giusto che sia. Ed ora che siamo alla fine, la conclusione di questo video, se siete interessati a New York e se amate New York, ho realizzato una serie dedicata a New York, vivere a New York, dove ho realizzato diversi episodi, diverse storie, ho intervistato italiani, insomma andate a cliccare sul canale, cercate Vivere a New York, scoprirete subito questa serie dove parlo di tutte le attività da fare a New York, ma allo stesso tempo racconto storie. Spero di esservi stato utile e se starete a New York più di 7 giorni, più di 10 giorni, non vi preoccupate perché uscirà un altro video dedicato in questo format, dedicato alla pianificazione del vostro itinerario perfetto. Non sono un tour operator, non sono finanziato e pagato da nessuno, è semplicemente la mia esperienza che voglio portarvi su questo canale, perché comunque sono stato a New York non una, non due, ma ben 5 volte, di cui l'ultima un mese intero. Diciamo che l'ho vista parecchio. New York è immensa, c'è ancora da visitare, anzi quello che ho capito è che fuori da Manhattan c'è davvero tanto da fare, ma ahimè tutti lavoriamo e le ferie sono quelle che sono e i soldi anche sono quelle che sono. New York è molto aumentato, mi raccomando sappiate che i prezzi sono molto molto aumentati, un litro d'acqua al supermercato potete pagarlo anche $2.50, quindi dovete essere consapevoli che andate in una città veramente molto cara. Spero di esservi stato utile, grazie a tutti per la visione e noi ci vediamo alla prossima avventura o al prossimo episodio. Ciao! Ah no, fermi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per sostenere il mio progetto qui su YouTube. Oppure mega super pollicione in su se vi è piaciuto questo video. Ciao!